La nona sinfonia di Beethoven è una delle grandi opere della storia del pensiero dell'umanità, non solo della storia della musica. È una partitura che si staglia allo stesso livello della Divina Commedia di Dante, della Cappella Sistina, quel genere di enormità della storia dell'arte. E è una sinfonia che per la prima volta sposa alla grandiosità di una concezione sinfonica e alla potenza espressiva dell'orchestra, la forza comunicativa della voce umana e di un testo di Schiller altrettanto profondo, altrettanto importante. Beethoven è sempre stato, in tutta la sua carriera, in tutta la sua attività compositiva, un genio grandioso che ha guardato oltre la propria epoca, oltre lo stile delle mode della propria epoca, del proprio tempo, gettando uno sguardo al futuro, ma qui decisamente si supera, prende un razzo e parte per la stratosfera della fantasia, dell'immaginazione, dell'espressività soprattutto, e ricalca un po' un tragitto che ha compiuto in altre sue opere, come per esempio l'altrettanto famosa Quinta Sinfonia, un tragitto per aspera ad astra. Comincia la Nona Sinfonia nelle tenebre della disperazione e via via, tramite la lotta, tramite il lavoro su se stesso e sul materiale musicale, approda alla grandezza del finale, che è invece pura luce, dal re minore al re maggiore, una lotta che ci porta a sfondare qualsiasi limite verso i cieli, verso l'Elisio, verso la gioia, appunto, che è evocata dall'inno di Schiller. Siamo di fronte ad uno dei lavori fra i più importanti per la scrittura corale, ma anche uno dei più ostici della scrittura corale, in quanto Beethoven ha in mente un suo mondo particolare che è anche abbastanza lontano dal mondo della vocalità. E quindi ci troviamo di fronte a tante difficoltà tecniche per la voce, che riuscire a superarle, già questo è un grande traguardo. Ma in più, al superare le difficoltà tecniche, dobbiamo però anche invece fare capire quello che è il messaggio musicale che viene fuori dalla scrittura, dove questo tendere la voce sempre verso i vertici al massimo della vocalità è anche per il compositore stesso il desiderio di poter andare oltre quello che è il naturale della voce stessa. Lui tende a voler raggiungere qualcosa di soprannaturale e spinge tutti ad uno sforzo in cui si debba fare in modo di sentire che c'è qualcosa di molto di più di quello che è la cosa scritta, ma c'è un mondo superiore che per lui è il mondo proprio della spiritualità assoluta.